frutticoltori della provincia di Verona, buongiorno e ben ritrovati a questo notiziario frutticolo del 2 maggio 2023. Un saluto dalla Coldiretti di Verona e dall'AIPO OP. Melo, fase fenologica, da caduta petali ad allegagione. Ticchiolatura. Le condizioni climatiche per le lunghe ore di bagnatura notturna e la vegetazione molto recettiva creano un elevato rischio di infezione. Mantenere costante la copertura con prodotti a base di sali di rame e zolfo. Sulle varietà ben sviluppate utilizzare captano o metiran o ditianon, eventualmente utilizzando SDHI, fluxapiroxad, ad azione anche per oidio ed effetto collaterale contro alternaria, oppure pentiopirad ad azione anche per oidio ed alternaria. L'aggiunta di fosfonato di potassio al fungicida migliora la difesa nei confronti della ticchiolatura. Oidio, mantenere costanti le attività a contrasto, soprattutto nelle varietà sensibili. Carpo capsa, iniziato il primo volo. Pero, fase fenologica, siamo ad allegagione. Ticchiolatura. La vegetazione nella fase molto recettiva alle infezioni. Va mantenuta la copertura, intervenire in previsione di piogge con ditianon, captano, metiram o ziram. Erinia amilovora. Mantenere costante la difesa con sostanze attive a base di acibenzolar S-metil o i bacterium subtilis o batteri simili. Macolatura bruna. Se non attuato, eseguire le prime rotture del cotico erboso ed il relativo interramento tramite frangizolla. Tale lavorazione ha effetto sulla riduzione dell'inoculo della ticchiolatura. È possibile sanificare il cotico erboso impiegando calciocianamide o solfato ferroso o tricoderma. Per quest'ultimo è necessario la preventiva attivazione del prodotto in acqua 24 ore prima del trattamento e l'applicazione in previsione di una possibile pioggia. Tentredine del pero, catture in aumento. Veniamo ora al pesco, fase fenologica, accrescimento dei frutti. Bolla moniglia corineo, intervenire in previsione di una pioggia effettante con ziram o captano, dodina, difeconazolo, oidio, vegetazione recettiva, solo per gli impianti che storicamente hanno avuto dei rischi di infezione, eseguire un trattamento con zolfo. Batteriosi, solo per gli impianti con presenza di infezioni riscontrate l'anno scorso, intervenire in previsione di pioggia con prodotti rameici, facendo attenzione alla fitotossicità legata agli abbassamenti di temperatura quando le piante sono ancora bagnate. Cidia, continua il volo degli adulti e le ovideposizioni con nascite di larve. In assenza di confusione sessuale e al superamento della soglia di 30 catture per trappola a settimana, intervenire dalla prossima settimana con Clorantin Tranili Prole, massimo 2 trattamenti. Forficule, considerata la presenza dello scorso anno, nelle aziende già colpite applicare alla base dei tronchi e delle branche principali entro i prossimi 10-15 giorni le colle antirisalita. Sciarca, individuare le piante malate e attuare una veloce estirpazione prima dell'inizio del volo degli afidi. Anarsia lineatella. In alcuni nuovi impianti si segnalano danni sui germogli. È opportuno monitorare la situazione attraverso le trappole sessuali per intervenire in caso di necessità. Passiamo ora all'albicocco, fase fenologica, accrescimento dei frutti. Moniglia. Considerando il periodo estremamente delicato, se non attuato, eseguire un intervento specifico con prodotti quali tebuconazolo, difenoconazolo, boscalid più piraclostrobin.
macolatura rossa dell'albicocco. In impianti storicamente colpiti, in presenza di pioggia, intervenire con mefentrin fluconazolo. Esempio, il Revision agisce anche contro oidio e monigliosi e anche con lo zolfo. Nerume, le condizioni termiche sono favorevoli alle infezioni, temperature tra i 16 e i 20 gradi centigradi e bagnature superiori a 12 ore. In caso di attacchi avuti nell'anno precedente, in previsione di acquazzoni, intervenire con miscela piraclostrobin più boscalite e zolfo, efficaci anche contro la macolatura rossa e l'oidio. Susino, fase fenologica, infossamento dei frutti. Moniglia, intervenire in previsione di una bagnatura o di una pioggia infetta con boscalid di feconazolo. Nerume, le condizioni termiche sono favorevoli alle infezioni, temperature tra i 16 e i 20 gradi centigradi e bagnature superiori a 12 ore. In caso di attacchi avuti dell'anno precedente e in previsione di acquazzoni, intervenire anche in questo caso con miscela di piraclostrobin più boscalid e zolfo. Cidia funebrana, proseguono le ovideposizioni con presenza di prime nascite, se non attuato posizionare i dispenser della confusione sessuale. Afidi verdi, intervenire al superamento della soglia del 10% di organi infettati, impiegando acetamipride, attivo anche contro le tentredini, oppure flonicamid, massimo un intervento e non ammesso contro Forodon umuli. Euglia, è presente la coda del volo e l'ovideposizione, per la difesa si rimanda ai prossimi bollettini. Actinidia, fase fenologica, siamo in fioritura. PSA, controllare regolarmente gli impianti, soprattutto quelli giovani. Se si notano presenze di esudati o di sintomi sospetti, va informato il tecnico di riferimento. Intervenire possibilmente prima di una pioggia con acibenzolar S-metil. Ricordiamo, massimo 8 applicazioni fogliari oppure massimo 6 applicazioni radicali all'anno. Il prodotto va utilizzato dopo che i germogli hanno raggiunto i 10-12 cm di lunghezza. Muffa grigia. In previsione di precipitazioni è consigliabile intervenire con Bacillus subtilis o altri, o bicarbonato di potassio. Euglia, è iniziata la nascita delle larve, intervenire al superamento della soglia di 50 adulti per trappola con Bacillus thuringiensis. Cachi, fase fenologica, siamo in germogliamento. Sessia, è il momento di procurarsi nematodi entomopatogeni, da impiegare con bagnature fogliari superiori a 8 ore e temperature non inferiori ai 12 gradi. L'applicazione migliore è dopo una pioggia e la loro azione si protrae per 4-6 ore. Un ringraziamento va al Consorzio di Bonifica Veronese, alla Camera di Commercio di Verona, al Consorzio Agrario del Nord-Est, al Codive, Ecofarm, Agrea, al BIM, al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della provincia di Verona, oltre che all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Agronomi Forestali della provincia di Verona. Un arrivederci al prossimo notiziario frutticolo.